Presidente. Si prepari il mumolo. Grazie Presidente. Io interverrò su altri aspetti su cui abbiamo ritenuto di dover intervenire. Lo sport è materia ampia, può essere metafora di tanti aspetti della vita, riguarda il rispetto delle regole, riguarda la formazione, riguarda la crescita personale, riguarda la socializzazione, riguarda anche l'inclusione. Sono già state, insomma, dette parole condivisibili, non starò a ripetermi riguardo tutto quello che è tutto quello che riguarda l'attività sportiva, la sua applicazione all'interno della nostra società. Noi siamo voluti intervenire anche rispetto a alcuni aspetti che riguardano sia l'inclusione sia l'aspetto che riguarda lo sport collegato al benessere e alla salute dei cittadini, sia alle qualifiche. Si è detto durante le commissioni, durante la discussione di questo progetto di legge, che chi forma deve essere formato. Visto che recentemente in Emilia-Romagna è stata riconosciuta anche la qualifica del maestro di danza come qualifica regionale, noi chiediamo con un ordine del giorno che la Giunta si adoperi affinché anche questa qualifica regionale venga coinvolta nelle attività appunto che riguardano le società sportive, visto che molte scuole di danza vengono registrate proprio come associazioni sportive dilettantistiche. Riteniamo che anche questa qualifica regionale, riconosciuta da poco tempo grazie anche al Movimento 5 Stelle in questa regione, trovi il suo spazio all'interno delle applicazioni future di questa legge. Altro argomento di cui ci siamo occupati sia con emendamenti sia anche con un altro ordine del giorno che presentiamo oggi è l'aspetto delle disabilità. Ci sono tante associazioni sportive in Emilia-Romagna che si occupano dell'inclusione di persone con disabilità, sia per quanto riguarda l'inclusione come spettatori dello sport, ma anche come atleti, seppur dilettanti, ma pur sempre atleti, come persone da integrare all'interno delle attività sportive. Bene, noi riteniamo che tutte quelle associazioni che si adoperano in maniera attiva, che si formano, che impegnano tempo e risorse per l'inclusione delle persone, dei ragazzi con disabilità, mi rifaccio anche al discorso che si faceva sui nostri bambini, è giusto che fin da piccoli si sia educati anche all'inclusione e alla non discriminazione. Riteniamo quindi che queste associazioni debbano trovare spazio, e non solo spazio, premialità all'interno del piano triennale che stilerà la Giunta per quanto riguarda la concessione di contributi e la concessione dell'affidamento degli impianti, perché chi si impegna di più, chi fatica un po' di più per far sì che la coesione sociale sia pienamente attuata, secondo noi merita di essere premiato. Altro aspetto importante per noi è quello dello sport, ovviamente collegato al concetto di salute. Ne parlava prima anche il consigliere Boschini, si parlava di prevenzione, di benessere. Siamo alla vigilia della fiera del wellness a Rimini e diversi convegni, diverse attività si svolgono, specialmente in Romagna, dove siamo particolarmente sensibili all'argomento sport, benessere, attività fisica. E riteniamo fondamentale che tutte quelle professioni qualificate, ovviamente si parla di laurea in scienze motorie, collegate anche al benessere fisico, non solo inteso come attività sportiva, ma proprio come prevenzione e tutela della salute, debbano trovare spazio non solo all'interno di associazioni sportive o all'interno di centri fitness e quant'altro, ma debbano tornare ad essere collegate proprio anche ai luoghi dove si parla e si opera nei confronti della salute. Quindi abbiamo presentato anche un ordine del giorno per far sì che tra le professioni sanitarie affiancate appunto alla tutela della salute ritornino a esserci anche quelle che riguardano la laurea in scienze motorie, proprio perché quando si parla di sport non si parla solo di benessere, ma si parla anche di salute. Ringrazio anch'io ovviamente per il lavoro che è stato fatto, perché si è trovato ampio spazio di dialogo e ovviamente sono state mantenute delle differenze e delle peculiarità. Non si può essere chiaramente d'accordo su tutto, però sicuramente il lavoro che è stato fatto all'interno di questo progetto di legge è stato finalmente, si può dire, una delle poche occasioni che abbiamo trovato per instaurare un dialogo costruttivo. Grazie.